E bentrovati al nostro TG Sport. Partiamo dal calcio, dalla Serie D. Finalmente la Pistoiese ha centrato la prima vittoria stagionale in casa al Melani. I arancioni hanno battuto il Fanfulla, hanno conquistato 3 punti d'oro per la classifica. Adesso serve continuità. Sfatato il tabù Melani, la Pistoiese è tornata a vincere in casa, prima volta in questa stagione, e gli arancioni lo hanno fatto grazie ad una prestazione di sostanza. Nonostante l'assenza dei giocatori titolari, già nei primi 45 minuti la squadra ha sancito il risultato, grazie ai 3 gol realizzati nel giro di poco più di un quarto d'ora. Contro il Fanfulla si è vista una Pistoiese propositiva in attacco, ma soprattutto concreta, e lo poteva essere ancora di più, viste le occasioni nella ripresa. Alla rete di Di Biase è seguita quella di Matteo Barzotti, tornato dopo quasi 2 mesi dal primo minuto, suo primo gol stagionale, un bel sinistro al volo. E poi a chiudere e mettere il sigillo, Macri, giocatore sempre pronto a fare la differenza. Un gioco molto organizzato a centrocampo, idee, tanto movimento sulle fasce, con una difesa solida. E tutto questo ha portato a 3 punti e ad una spinta in classifica al 7° posto. Adesso serve continuità. È fondamentale, è il primo giorno che l'ho detto, addirittura prima della partita di Salso in conferenza dissi che bisogna dare continuità di risultati se si vuole rimanere attaccati. Ovviamente davanti volano, quando noi pareggiamo loro, quando loro pareggiano noi pareggiamo, quando loro vincono, quando noi vinciamo loro vincono, però devono sapere che la Pistoiese è dietro, che non possono sbagliare più neanche loro perché noi ci siamo. Quest'anno non si era ancora vinto, quindi penso che sia fondamentale. Da oggi gli ho detto ai ragazzi bisogna ripartire, dobbiamo creare quella sinergia con la città, con i tifosi, con la stampa, con la proprietà, perché c'è veramente tutto per far bene e quindi dobbiamo essere forti in questo. Ed in Serie D continua la striscia positiva anche per l'Aianese. Ieri vittoria a Salso Maggiore, 2° posto in classifica confermato. L'Aianese vince e mantiene il 2° posto in classifica, 3 punti raccolti sul campo del Salso Maggiore con una partita giocata dai neroverdi con intelligenza e attenzione. Alla fine del primo tempo la squadra di Ciccio Baiano è in vantaggio per 2-0, reti di Torrini e Konaté. Poi nella ripresa il gol del 3-0 firmato Mariani, che di fatto chiude i giochi. Il Salso Maggiore poi accorcia le distanze, ma è tardi per rimediare ad una sconfitta. Un'altra ottima prova per i neroverdi, che dimostrano di non voler cedere nemmeno un passo e continuare sulla striscia positiva. È una bella domenica, è stata una partita impegnativa perché sapeva loro sarebbero partiti forti. E i primi 10 minuti abbiamo fatto un po' di fatica, poi abbiamo trovato il primo gol, il secondo tempo abbiamo fatto il 3-0, è stata una partita che abbiamo gestito penso alla grande, a parte gli ultimi 10 minuti, ma si sapeva che loro avrebbero fatto di tutto per far gol. Sono molto contento per questo primo gol, aspettavo da un pochino, ma soprattutto sono contento che stiamo facendo bene, stiamo vincendo, stiamo facendo punti e sicuramente sono punti importanti questi. Andiamo adesso in Serie A1 di calcio a 5, sconfitta per il Futsal a Pistoia contro i campioni d'Italia in carica, l'Ital Service Pesaro, 8-2 per Pesaro, un risultato fin troppo pesante per Pistoia che ha retto bene i colpi degli avversari per tutto il primo tempo. Poi Pesaro ha dilagato senza lasciare scampo, la squadra di Fratini era riuscita anche ad agguantare il pareggio del 2-2, però Pesaro ha compiuto poi il sorpasso e si è conquistata il successo. Pistoia resta quindi a quota 3 in classifica. Adesso venerdì il Futsal torna a giocare in trasferta contro la Sandro Abate Avellino. E passiamo al basket femminile di Serie B, 4ª vittoria consecutiva per la Nicco Ponte Buggianese, battuto anche il Baloncesto Firenze. 4ª vittoria consecutiva per la Nicco Ponte Buggianese, che nella 5ª giornata del campionato di Serie B ha sconfitto con un eloquente 66-44 la Baloncesto Firenze. Un successo che proietta le ragazze del presidente Massimo Nerini nelle parti altissime della classifica, a soli 2 punti dalla vetta. Per quanto riguarda la gara, il match è stato equilibrato solo nel primo quarto, poi Vannucci e compagne hanno preso il largo consentendo a coach Andrea Nicolosi di schierare tutte le ragazze in organico, così da far acquisire un po' di esperienza anche alle più giovani. Ho detto alle ragazze,
il duro lavoro paga sempre, perché venivamo da una settimana dove abbiamo lavorato bene su alcuni particolari che ci sono un po' mancati nell'ultima trasferta con Laurenziana. L'avvio sì, non è stato dei più felici, però dopo abbiamo preso un po' le misure e abbiamo incanalato la partita sui binari giusti. 4 vittorie su 5 partite, se non mi sbaglio, l'inizio è promettente. La prima partita non era stata ovviamente delle più semplici contro la corazzata Jolly. Ovviamente si veniva da un periodo non semplice, però le ragazze stanno lavorando duramente e dopo 2 settimane che c'è stato il turno di riposo siamo andati a Prato e abbiamo fatto una grande partita che poi ci sta dando una grande mano per queste 3 successive. Ora ci aspetta una trasferta a Piombino per niente semplice. Niccolò Chiti del gruppo podistico Alpi Apuane si è aggiudicato la 7ª edizione del Trofeo Città di Montale. La gara podistica organizzata dalla società Aurora Montale con la collaborazione del gruppo podistico Croce d'Oro di Montale e il patrocinio dell'amministrazione comunale. 14 chilometri, Chiti con 50 minuti e 49 secondi ha preceduto l'atleta locale David Fiesoli, terzo Alessandro Fiore, entrambe dell'Aurora Montale. Ancora un dominio nelle donne assolute per Cristina Mariani dell'Atletica Vinci, che ha concluso la gara in 59 minuti e 19 secondi con un netto vantaggio sulla seconda classificata Gianfranca Secci dell'Orecchiella Garfagnana. Terza si è classificata Caterina Bambi dell'Individuale. Il TG Sport si ferma qua, restate con noi però per gli ultimi aggiornamenti dalla nostra redazione. Una buona serata a tutti voi.